un presidio per dare più sicurezza, l'ha insistito anche sul concetto del coordinamento, perché non sarà solo per la polizia locale ma anche per le altre forze dell'ordine. Sì, è indubbiamente uno strumento a disposizione di tutte le forze dell'ordine, noi lo offriamo anche alle altre forze di polizia, parleremo con loro per magari, che ne so, concordare una modalità di utilizzo. Quello che io ci tengo a sottolineare è invece questo ulteriore concetto, cioè questo è sì un presidio di polizia, ma anche uno strumento per l'utilizzo degli stessi operatori di polizia e soprattutto è una, come dire, manifestazione reale di quella che è la sicurezza urbana che potremmo definire di natura situazionale, cioè questa è una situazione, la presenza di questa struttura che farà in modo che i cittadini abbiano una percezione di sicurezza maggiore e questo è importantissimo perché più cittadini percepiscono un luogo come sicuro, più quel luogo diventerà fruibile agli altri cittadini e diventerà una zona fruibile per l'intera collettività. Presidio fisso per il mercato, ma non solo, per dare più sicurezza in centro città. Sì, questo è l'obiettivo dell'amministrazione e l'obiettivo della Polizia Locale di Varese. Il presidio sarà in primis utilizzato per l'insediamento degli operatori del mercato nelle giornate in cui il mercato si insedia, però il presidio sarà anche un nostro punto avanzato di controllo e presenza della Polizia Locale in città, in centro città. Anche negli orari serali? In prospettiva futura sicuramente se riusciamo potremo attivare il presidio anche in orari serali. E anche nei giorni non di mercato. E anche nei giorni non di mercato, certo.